E anche oggi è iniziata la mia dose quotidiana di fuoristrada. Ma vediamo un po' quanto dura oggi e quanto è impegnativa. Autostrade, eh? Questo è proprio un grande snodo. Di là, di su, di qua, dietro. Adesso in cima mi sembra di aver visto un pastore macedone lontano lontano. Quest'altra però sembra più battuta. Dobbiamo controllare meglio la mappa se mi trovo. La posizione non può essere determinata. Ogni giorno un pezzo così ci esce. Sono cucuzze però. Questo sì. Colazione con Macedonia o in Macedonia? Però niente male. Dai, devi dire. Ci siamo arrivati. Eccoci. Ho detto che tra poco c'è un punto dove ci stanno tanti cani, mi correranno dietro e mi mozzicheranno. Speriamo bene. Però il paesaggio, devo dire. Ed eccolo. Questo ora da qui sembra così innocuo ed offensivo. Invece sono ore e ore che pedalo per arrivarci. E guardando indietro non si vede più da dove vengo. 40 km forse ho iniziato a salire, poi qualche altipiano e poi salite parecchie anche in primina. Adesso sta facendo buio e ancora non sono riuscito a superare le montagne della Macedonia per andare in Bulgaria. A questo punto non ho scelta. Devo per forza giocare il jolly. Eccolo. Ecco, questo vediamo. L'ho conservato dalle valli di Comacchio portandolo nella borsa per tutte queste migliaia di chilometri. Per i momenti difficili è proprio conservato e adesso ci serve perché qui non si vede ancora il valico. E eccoci qua sulle montagne della Macedonia. Alzato a riparare la bici bucata per l'ottava volta. Finiscono mai queste montagne? E ancora spuntano fuori altre montagne dopo ogni montagna.